bimbe, andiamo al mare? Vane? Andiamo? Eh? Mi hai svegliata tu, tesorino, andiamo? Così vediamo se riusciamo a fare una giornata di mare. Dai. Ani? Cucciola? Andiamo al mare? Dai. Stai bene perché hai un po' di tossina da fochina. Però stai bene, vero? Sicura? Amore mio, bella e dolce. Dov'è la Vane? È andata a lavarsi? E a cambiarsi? Dai che tra un po' andiamo. Cerchiamo di fare almeno una giornata di mare, perché fino ad oggi io non ho fatto neanche un bagnetto. Pronta? Vanessina? Tutto ok? Anche tu non ti senti tanto in forma? Dai, dai che adesso ci facciamo un bel bagnetto e passa tutto. Fascetta! Finalmente arrivate in una spiaggia dove non c'è il... vento. Oh, non ci posso credere, forse ragazze oggi riesco a fare il bagno, il mio primo bagno dopo 8 giorni. E fa pure caldo, adesso andiamo in acqua. Il bagnetto, amore, oggi si sta da Dio, non c'è un filo d'aria e ti brucia il taglio. Dove, amore? È perché ieri ti sei fatta male sui saltarelli. Ti brucia tanto? Allora, ti posso dire una cosa, l'acqua del mare disinfetta. Vabbè, amore mio, ma adesso non vieni a fare il bagnetto con la mamma? No. Ma è il mio primo bagno, dopo 8 giorni. Andiamo? Sì, io vengo. Andiamo. Vieni, amore, dai. No. Sei qua da sola? Sì. Vabbè. A pranzo? Uno snack, ragazze. Ani? Cucco. È il succhino, amore. Com'è l'acqua, Vane? Ghiacciata? Io non sono riuscita ad entrare, mannaggia, fa caldo oltretutto, fa un caldo bestiale, voglio entrare perché ho caldo. Ma è ghiacciato, sai cosa facciamo dopo? Ci mettiamo sul bagnasciuga, sulla riva e ci rinfreschiamo così. Magari piano piano riesco ad entrare, strisciando piano piano nell'acqua. Come un serpente o un vermiciattolo. Arrivi alle rocce. Strisciando. Te come va la gamba? Meglio? Stiamo andando a guardare sugli scogli se troviamo qualche pesciolino, qualche granchietto. Vane, qua! Cos'hai trovato, Vane? Nulla. Attenta a non scivolare, perché sugli scogli si può scivolare. Cosa hai visto? Nulla. Niente? C'è qualcosa, Ani? No. Niente ancora? Vediamo se riesci da sola. Te l'ho detto. Fa male, Vane? Ma che cadi? Sei uscita, amore? Perché sono salita da lì! Brava! Ragazzi! Vane, fammi vedere cos'è successo. Sei tagliata? Come hai fatto? Nizzica, Vane! Non fa male però. Però disinfettati nell'acqua. Ti brucia. Bene. Ma tu hai sentito quando ti sei fatta male? Sì, ero lì tipo. Sugli scogli? Non qua. Dietro, quando sei salita? Sì. Anastasia, fa vedere il tuo piede. Ma dai, ma non te ne sei accorta? No. Vane, stai attenta a non farti ancora più male. Ti brucia? Vane. Non lo so, non è che sono ricci. Ascoltate, guardate queste cose nere per terra. Anastasia, guardami un secondo. Se quelle cose nere per terra sono ricci, sono piene di spine. Se ti entrano le spine sotto il piede, ti viene la febbre a 40, perché a me è successo da bambina. Mi sono fatta molto male. Vane, tutto ok? Sei riuscita ad arrivare? Adesso ti brucerà un po' il piede, con la sabbia. Mi dispiace, amore, non so come hai fatto. Comunque pieno di ricci qua. Meno male che te ne sei accorta, Vanessa, perché tu non sai a cosa andavamo incontro oggi con quei ricci. Fammi vedere, amore. Dai, magari adesso ti passa un po'. Passa dentro l'acqua, sì. Ani, guarda Anastasia. Mi avevi detto che ce la facevi, mi hai fatto tornare indietro, fa malissimo. Cosa? Qua sotto, i sassi. Ani, non mi devi lasciare la mano. Mi aiuti, però. Dai. Metti giù il piedino. Ma che ce la puoi fare? Ma non ci sono, magari. No, ma c'è lì. No, amore, ci sono i miei piedi, secondo te? Ani, ma vieni sulla sabbia. Ti devi distruggere i piedi, domani ti bruciano. Come va il piede? Brucia? È insabbiato. Ti brucia? No, poi andiamo a casa e lo disinfettiamo, ok? È bella l'acqua, è fresca? Adesso vengo anch'io. Tu torni o hai finito? No, non ho toccato. Vieni con me, amore. Facciamo la treccina, amore? Colorata? Sì. Dai, una sola. Una sola.
La vuoi fare anche tu? Una treccina sola? Va bene? Vai dalla signora, vai dall'altra signora. No. Anastasia, scegli tre colori che ti piacciono. Questo? Sì. Apri. Argento, fucsia e arancione? Sì. Va bene. Eliani. Cioè, Vanessa ha scelto questo, il fucsia e l'arancione. Tu fucsia? Fai? Sì. Puoi anche scegliere questo tutto colorato se ti piace, se no l'azzurro, bello. Blu, bello. Bellissimi. Brava. Sei pronta? Sembra che ce l'hai già tu la treccina fucsia in testa. Bella anche la tua. Come ti chiami? Anita? L'Italia che lavora. Anastasia. Wow. Due stili diversi hanno questa treccia, Vane. Tutto qua, tutto ok? Il piedino? Brucia un po', adesso andiamo a casa. E ti disinfetto. Come va, signorina? Tutto ok, Ani? Sei in sofferenza. È bellissima, Anastasia. Vera? Non sono bella, non sono male. È bellissima. Fammi vedere. Bellissima. Com'è lunga, Ani? Ti piace? Ti ha fatto male? Pochino? Molto lunga, molto bella. Sei contenta? Vero, amore? Bellissima, lunghissima. E cosa hai scelto come perline? Le fai vedere le perline? Che non le vedo bene. Ah, Vanessa Romina, amore, grazie, io ti amo. Lo sapevo, sì, guarda, tu sei la bambina speciale, la bambina che tutti vorrebbero, che mette l'iniziale della mamma. Grazie, amore. Adesso andiamo a casa, Che c'è, Vane? Non stai bene? Ti senti agitata? E anche il sole, adesso accendiamo qua la ventola e ti faccio prendere un po' d'aria. Fatti una bella... Ti senti male, Vane? Ti viene da svenire? Hai tanto caldo. Vai subito in doccia, fa vedere il piede. Vai a lavarti perché poi te lo devo disinfettare, che c'è la sabbia fa infezione. Non si vede più? Sì. Ah, eccolo qua. Ma dimmi te. Come? Adesso. No, vai a sciacquarti prima l'acqua sotto l'acqua. Vuoi che vengo con te? Far la doccia? Andiamo, dai, non ti vedo bene. Amore, ascolta, ti fa male. Allora, aspetta che esce papà dal bagno e ti fai la doccia in bagno. Poi ti disinfetto e ti metto un bel cerotto. Ti devo disinfettare. Ti fa tanto male. Fammi vedere. Ma com'è? Eh sì, hai un taglio profondo. Mannaggia. Amore, hai fatto doccia? Dai. Tira via la calza, però devi star ferma, non ti devi dondolare, che ti disinfetto. Dai, un taglio profondo. Adesso io... Non ti brucia, Vanessa, questo non brucia, quello sì. Verde. Ma va, tieni questo sotto il tuo piede. No, non brucia. E se brucia vuol dire che sta agendo. Dai, passalo adesso, mettiglielo su un po', tienilo così a contatto che poi ti metto il cerottino. Magari leggermente muovi la manina. Così e brucia, allora non muoverla, scherzavo. Ti ho detto che stava agendo subito. Sì, è giusto, infatti, perché entra dentro la ferita. Dai, amore. Piccolo incidente al mare dopo 8 giorni. La prima volta che ho messo quello che pensavo che bruciava e era il pollice. Ti sei messa a urlare come una pazza senza motivo, poi ti sei resa conto che... Mi ricordo ancora. Amore. Viva cerottino, cerottino tra... Se stai un po' ferma, su, mi sta venendo da vomitare. Sembra di essere in barca. Riesci? Tu tienimelo, ecco, bravo. Vai. Ma hai centrato la ferita? Sì. Ok, missione compiuta. Ospedalizzazione completata. Vai. Adesso vai a giocare con tua sorella che io mangio qualcosa perché non ho pranzato, sto morendo di fame. A calzina! Ma perché non metti le ciabattine? Eh? Perché non vuoi. Ma perché non vuoi? Perché è più bello bucare le calze. Così la mamma poi te le compra nuove, vero? Vane, allora ascoltami, stiamo andando a dormire e a te ti fa male il piede, fammi vedere. Ti sei tolto il cerottino. Secondo me, amore, il cerottino lo devi tenere però, eh? Perché
sta un po' migliorando, però mamma mia, no, dai, andiamo a mettere ancora un po' di disinfettante. Ragazzi, dimmi amore. No, cioè, mi sentivo odore di cimice. Sì, c'è odore di cimice, non sappiamo da dove arriva, ma fuori sai da... ce n'è una, però qua non ma magari visto. Arriva da fuori l'odore. Guarda, mio amore, vai a mettere il pigiamino. Cosa fai? Non si sente la voce? Tenga la mano, come puntare, signore. Sera, però adesso metti pigiamino. Uno stesso. Dai! Uno stesso punto la mano come punta testino. No, amore, su. Uno stesso punta la mano come punta testino. Dai, sì. Vai a mettere pigiamino, sì. Che andiamo a nanna. Tu mi hai detto che giochiamo. Va bene, giochiamo a dama, però vai a mettere pigiamino che poi andiamo a nanna. Promesso. Signorino mio letto. Che ci fai sul mio letto? Me l'hai promesso. Mettiamo l'ultimo disinfettante cerottino e poi andiamo a dormire, che è tardi. Ti ho visto addirittura zoppicare, ma ti fa così tanto male? Ani? Ani? Dove sei? Ani? Sì, dai, te lo metto, amore. Ani? Vieni fuori da questa coperta. Mi dai una mano? Vai fuori a vedere se ci sono dei fazzolettini di carta. Mi prendi il pacchetto? O se no anche uno Scottex. Allora vammi a prendere lo... Sì, lo metti tu. Vai a prendermi lo Scottex. No. Tu tieni sotto là il fazzoletto. No. Sì. Mettila sotto come oggi. L'ho già buttata. Vai, butta su e tienilo un po' su. Fa male? Speriamo di riuscire ad andare al mare domani. Metti il cerottino e tienilo, ok? Se no non faccio il bagno. Ma il bagno non ti fa male, l'acqua del mare disinfetta, brucia? Dai, cucciola, tienilo un pochino, dai. Dammi, togli, ti gira. Ci sta aprendo. Beh, non è ancora cicatrizzato completamente. Dai, metti questo. Anche tu ti sei graffiata oggi al mare? Ah, guarda, e non disinfetti, ti devi disinfettare anche tu, Oggi vi siete tagliati su questi scogli. Ma devi disinfettarlo, signorina. Anche qua, ma guarda. Mani. Ma non mi dici niente. Ma dimmi te. Pure abbiamo fatto lo stesso tragitto, io non mi sono graffiata. Chissà cosa avete preso. Poi oltretutto c'erano un sacco di ricci. Hai messo il cerotto? Ok, adesso pigiamino Vanessa, però andiamo a dormire. Sì, di più. Mettilo, però poi andiamo a dormire, ok? Mettete il pigiamino? È mezzanotte, ragazzi, io voglio andare al mare domani, C'è un film che ancora non abbiamo visto, che abbiamo comprato un disco. Qua, ce ne sono alcuni. Sì, lo guardiamo, grazie. Dai, metti il cerottino, ok. Aspetta, allora, andiamo alla luna. Io sono per una nostra fan che si chiama, non mi ricordo, allora. Rim? No. Rim? No, si chiama Rim... Fire. Ok, Fire. Domani forse giriamo un video su Roblox insieme ai nostri fan, vero? Rimfire. Alcuni, certo. Salutiamo Rim, Rimfire. Vabbè, Rimfire che si chiama Rim. Va bene. E c'è un'altra che però è fondo. Anche, ascoltatemi, no, scusate, c'è una persona che dobbiamo salutare da tantissimo tempo ed è, bimbe, Marco di Riccione. E salutiamo Marco di Riccione. Ok, e ci tiene tantissimo a noi. Diamo la buonanotte ai nostri cucciolini. Dai, che domani andiamo al mare se riusciamo, sperando di non farci male. E salutiamo anche... il nome su Roblox si chiama Online Sereforte. Va bene. Quindi mi sa Sere si chiama. Serena. Sì. Poi Rimfire. Sì. E c'è un'altra Cosa Scree. Cosa? Allora, il nome su Roblox è Cosa Scree. Poi non mi ricordo il suo nome. Comunque salutiamo a tutti. Aspettate, c'è pure da salutare altri di questi, li trovo. Lei, come si chiama? E Patti. E Patti, va bene. Patti.